verbalità sono i piedi, attraverso i piedi che non vado bene a camminare, però se devo fare un lungo cammino lo faccio. Devo che barco vanto, oppure come la barca a vela, oppure come mano ubriaca, però riesco a camminare. Chiunque magari dietro che non mi conosce, quella persona sta ubriaca. Giotta Giuseppe, ho 72 anni e l'associazione CDS AMA mi ha dato la possibilità di stare in compagnia e per lo più mi trovo bene. Peppino, Peppino è uno dei fondatori del gruppo dei nonnini di AMA. Nonnini, perché ogni volta che dicevo il gruppo dei nonni di AMA, Peppino con gatto, nonnini. Per il passato. Che ho cercato aiuto e ho trovato sempre rifiuto. Nessuno mi ha dato mai una mano. Oggi ho trovato loro che mi hanno dato una mano e mi trovo insieme a loro e mi fa piacere, sono contento di stare insieme a loro. Oltretutto, cominciando da lui, Gina, Maria Pia, mi vogliono tutto bene. A me la povertà mi dà tanta felicità. Perché la felicità della povertà ci insegna anche a superare alcuni ostacoli. Ultimamente ho detto a me stesso e poi guardo dietro di te chi c'è. C'è gente che soffre, peggio di te, stanno gente peggio di te. Cerca allora, guardi avanti e vai avanti, forza e coraggio. E mi hanno scritto un bigliettino coraggio. Voi avete visto che da un po' di tempo stiamo trattando argomenti che non sono strettamente legati alle cose che fa AMA, ma stiamo parlando di cose che sembrano lontane da quello che facciamo, ma sono le nostre radici e sono le nostre identità. No, è solo in bianchino. All'inizio è iniziato come falegnameri, però dopo un po' di tempo ho lasciato perché ho visto che non era cosa mia e sono andato a fare gli impianti. Anticamente, nelle generazioni passate, gli anziani venivano accuditi e amati fino alla morte, dai figli, dai nipoti e a volte anche dai pronipoti. No, io veramente non mi sono sentito mai solo, anche quando sto solo a casa, non mi sento mai solo. Sarà il fatto della televisione, però io non mi sento mai solo. Sempre che loro mi hanno dato questa forza di andare avanti. Ci siamo trovati per puro caso, perché io andavo al settembrino con la mensa degli anziani. Poi sono venuto loro in secondo momento e poi ho visto che vedevo che c'erano delle persone disabili. Dicevo, ma com'è questo? Non mi facevo questa domanda, però non ho mai chiesto come mai state anche voi qua, non l'ho mai chiesto. Passa, non è che apro, passa, sta chiuso, passa e vado via. Sta aperto, se sta aperto c'è qualcuno, entra e faccio un po' di... parliamo un pochettino così, come stai, e poi finito, e vado via. Ma non è che mi fermo a fare qualche cosa, no. È solamente per il semplice saluto. Diciamo buongiorno, buonasera, la cosa come si va, come sta. Io sono stato un classico timido, proprio per questo non mi sono neanche sposato, perché sono stato troppo timido. Oggi insomma, anche timido, però un po' meno. Sempre perché loro mi hanno dato questa forza di andare avanti. L'associazione CDS AMA, loro che mi hanno dato questa possibilità di andare avanti. Io amo tutti, maggiormente quelli che sono disabili. Quelli che sono buoni, li amo lo stesso, però devono fare i bravi, altrimenti